Al via una nuova iniziativa della Banca Montepruno per dare supporto alle donne che vogliono avviare o potenziare un'attività imprenditoriale, beneficiando tra l'altro delle numerose opportunità a disposizione e dei servizi dell'Istituto di Credito Cooperativo. Presso la filiale di Sala Consilina, infatti, della Banca Montepruno è attivo lo sportello Imprenditoria Femminile, punto operativo consulenziale dedicato a tutte le donne che vogliono operare principalmente nel mondo imprenditoriale. Possono rivolgersi allo sportello Imprenditoria Femminile tutte le donne che hanno un'idea imprenditoriale da sviluppare, ma anche tutte le imprenditrici che vogliono ampliare la loro attività. L'idea prende spunto dalla collaborazione con Confesercenti Vallo di Diano, guidata da Maria Antonietta Aquino, e punta a far diventare la filiale di Sala Consilina il luogo fisico dove trovare concretamente delle risposte alle tante opportunità messe a disposizione dai vari soggetti istituzionali che troppo spesso rimangono tali solo sulla carta. La referente del nuovo sportello era responsabile della filiale di Sala Consilina, Margherita Vannata, che si avvarrà tra l'altro del supporto consulenziale anche della Confesercenti Vallo di Diano. La Banca Montepruno, con questo nuovo progetto, novità assoluta nel panorama bancario, punta a sviluppare un centro nevralgico di supporto verso le donne che intendono essere assistite nelle pratiche finalizzate ad ottenere i vantaggi delle varie misure a disposizione e a loro dedicate, senza dimenticare l'assistenza creditizia e di servizi che l'Istituto di Credito offre. Tra le tante opportunità sul tavolo ci sono Resto al Sud, Smart e Start, nuove imprese a tasso zero e principalmente il nuovo fondo impresa donna. Lo sportello Imprenditoria Femminile, rimarca la Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Montepruno, Anna Miscia, è un piccolo sogno che si realizza, in quanto da tempo stiamo studiando il modo di mettere a fattor comune il nostro modello bancario con le opportunità che il mercato concede, andando oltre gli ostacoli.